Visto lei come giocatore, ma anche come allenatore, ne ha vissute tantissime. Però questo di oggi pomeriggio, prendere 5 gol alla sua prima partita, insomma, per la No, squadra, per l'ambiente. no, 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 ma assolutamente. Noi innanzitutto siamo qua per chiedere scusa. Io ho fatto il calcio, sono successe nella mia carriera queste partite. Bisogna solo chiedere scusa. Almeno io alla mia prima chiedo scusa. E niente, mi sono fatto un'idea. Che me la tengo per me, giustamente. E però sono un po' deluso e demoralizzato. Il perché? Perché io ho visto collaborazione 4 giorni bene, bene, bene. Perché io non sono entrato a gamba tesa. Io sono entrato per cercare di entrare nella testa, per motivare qualcuno, per dargli entusiasmo con i giovani. Io vengo da un campionato fatto con la Primavera, i giovani mi piacciono, ci lavoro con i giovani, gli do la paccata sulla spalla. Ho cercato di fare questo in questi 4 giorni. Però ho chiesto di avere coraggio. Questa è una squadra che è abituata a buttare la palla lunga. Squadra che purtroppo è abituata a buttare la palla lunga. Ho lavorato su questo, abbiamo fatto in modo che questo non accadesse, però poi vai a vedere gli episodi, vai a vedere quello che è successo, vai a vedere i gol che ha preso, sono dei regali, però l'allenatore non può insegnare la diagonale, non posso insegnare che la palla non ti deve passare sotto alla scarpa, questo io non lo posso insegnare, non posso insegnare come possiamo andare a fare gol, ma non posso insegnare una diagonale, questo campionato. Quindi testa, serenità anche in questo Ma momento. secondo me adesso ti dico di sì, però io ti dico fino a stamattina io avevo percepito totalmente cose diverse, perché qualcuno che mi ha chiamato pure, ha detto no, la squadra secondo me è una squadra che ha qualità. Però sappiamo bene che gli under qua sono importanti, gli under fanno la squadra, gli under in questi campionati sono decisivi. Voi avete visto che io per fare qualche cambio o cambiare modulo ho fatto 50 miliardi di pensieri, però quando decidi di giocare con l'over in porta, dove io ho pensato in questi giorni, sentendo pure un po' di dare un po' di tranquillità al ragazzino in porta, di farlo un po' riprendere, magari veniva da qualche errore. Però poi giochi con l'over in porta e hai problemi. Se io devo mettere una punta, devo togliere fallo. Se io devo mettere un esterno, devo togliere. È diventato un po' difficile. Adesso magari la so meglio questa situazione, ci lavorerò meglio. Ma sicuramente io sono il primo a chiedere scusa. Però avevo pensato tutt'altro perché li ho visti disponibili, che hanno dato veramente l'anima in questi 4 giorni. E poi c'è qualcosa di buono, qualcosa che io ho provato, ho fatto e ho chiesto. Facciamo il 2-2. Poteva cambiare la gara con il rigore che non Mercurio non si è buttato giù, perché se si butta giù è rigore, è riuscita a metterlo in mezzo e fallo. Poteva fare meglio, fai 2-2. Poi parliamo di un'altra partita e il calcio è questo. Neanche a me piace prendere 5 gol, però finisce 2-1 o 5-1, no, io dico finisce 2-1 suona meglio, finisce 3-2 suona meglio, ma 5-1 fa male. Adesso inizia a essere complicato anche lavorare in settimana. Non è complicato, perché adesso ho un'idea, avrò un pensiero diverso. Non è difficile, io dovevo vedere questi ragazzi allenarsi. Allenarsi, che ho detto, cavolo, ma ci stanno, che c'hanno questi? E devo risolverlo adesso, perché se vi devo dire, ho visto qualcuno che non può giocare, qualcuno che deve migliorare e qualcuno che
sta fuori pure in tribuna che può giocare. Io devo, oggi ho mandato tre ragazzi in tribuna e questo pure fa male, però io mi devo fare un'idea. Però oggi c'è da chiedere scusa ai tifosi, io sono il primo, perché ste batoste così fanno male, l'aria è pesante, io lo sapevo, ma non è che a me mi spaventa il 5-1 qua. Però adesso voglio vedere reazione, voglio vedere la risposta che ci sta, capisci? Poi è facile buttare tutto il fango addosso magari a una sola persona, oppure ci dobbiamo prendere la responsabilità, perché qua c'è gente di 33, 32 anni, 29 anni, gente che ha giocato e si deve prendere la responsabilità. Nessuno scappa, siamo stati a parlare un'ora dentro lo spogliatoio per cercare di capire, però poi non si parla mai dopo la gara, però dopo una batosta così ci si può parlare. Allora, i primi 20 minuti ho visto Chieti in difficoltà, però poi trovato il gol del 2-1, a me sembrava sinceramente che il 2-2 era, così si vuol dire, nell'aria. Sinceramente il Chieti aveva preso campo e con l'occasione di fallo poteva riacciuffare la partita. Poi quello che io mi chiedo, ok, preso il 3-1, è lì che mi è mancata la reazione. Cioè, la ripresa io mi aspettavo un Chieti più aggressivo, che mettesse nell'angolo il Fano, al di là del risultato. Quello io non ho visto. Ecco, mi chiedo cosa è successo nel secondo tempo, ecco, cosa non ha funzionato nella ripresa. Perché nella seconda parte del primo tempo il Chieti c'era e come. Secondo tempo pure io sono d'accordo, perché mi aspettavo il finale, forse magari quel 3-1 sì. C'ha un po' tolto quella serenità e quella voglia ancora di combattere. Sicuramente io devo lavorare un secondo tempo spariti dal campo, proprio spariti, abbiamo creato poco. Però c'è il fatto, ecco, che quando giochi con l'over in porta riesci ti metti a tre, fai un po' fatica. Sono delle scelte che ho fatto e prendo la mia responsabilità di aver fatto giocare un portiere over. Sicuramente si poteva cambiare sistema, si poteva, però l'under va in difficoltà. Oggi sono andato in difficoltà con gli under, perché avendo l'over in porta non ho potuto cambiare la gara diversamente, mettere una doppia attaccante, mettere un sottopunta, giocare un po' più offensivo, e poi alla fine abbiamo finito 4-2-4, non ho giocato offensivo, eravamo due attaccanti, due esterni, abbiamo finito offensivi, però non c'è stata quella verba che ci vuole quando perdi 3-1 e devi cercare di fare 3-2 immediatamente, quella è mancata. Ma io su questo sono un po' rammaricato, perché dico, io in settimana tutta sta roba l'ho vista, sennò io sono uno che sono schietto, e vi dicevo, sì, li ho visti, li ho dovuto tirare su, no, mi hanno poi accolto bene, proprio sembrava che aspettavano un motivatore, uno che gli entrasse nella testa, amico, e non sono entrato a gamba tesa, sono stato proprio, direi, perfetto, e me ne sono accorto che mi venivano a parlare, però poi prendi 5 gol, devo un attimino riavvolge tutto e vede un po', però qualcosa ho visto. A parte il punto di vista motivazionale che lei ha fatto a svolto in questa settimana, svolgerà in questi giorni, parlate degli under, sappiamo che il mercato è chiuso, non si può intervenire, queste sono le risorse e i punti servono come... Ragazzi, bisogna capire, qua devo lavorare io, è probabile che un terzino destro può fare la mezzala, un terzino sinistro può fare l'esterno alto, adesso ci devo lavorare io. Perché se uno non può fare il terzino sinistro, non sei bravo a difendere, ma non mettiamo la croce addosso, ragazzetto. No, capito? Devo capire. Tu hai detto bene, viene da un campionato primavera e questo è il campionato dei giovani. Assolutissimamente, però devi pure. Ma io su questo. Adesso il problema sa dove sta. Non possiamo. Adesso dobbiamo bocciare tutto, no? Sì. Ok? Gli under, gli over, non bocciamo, perché io non voglio bocciare, io ci credo, perché deve comunque io ci, no,
Io ci credo, veramente ci credo, se no non ci sarei venuto, sapevo che aria c'era, Iezzo che si dimette, non è bello, ok? E io oggi ho visto una squadra impaurita, una squadra che i primi 20 minuti, tu devi venire a fare la partita. Oggi noi volevamo vincere per uscire da questa situazione. Il Fano cambia allenatore, il Fano ha avuto la verba, l'allenatore gli ha dato la verba, io non gliel'ho data. Sta tutto lì. Loro hanno giocato molto sulle seconde palle, erano affamati e noi siamo stati un po' leggerini perché abbiamo provato a giocare e potevamo fare il 2-2 e ritornare in partita. Prendi il terzo, spariti dal campo, non ne parliamo più del secondo tempo. E lì devo lavorare, devo capire perché, come si entra in campo. Dobbiamo trovare gli alibi, sostituzione, non potevo togliere il 2005, non potevo, non so, andiamo a... Perciò dico, si chiede scusa, io sono il mister, chiedo scusa ai tifosi, non è che io sono arrivato, sono 4 giorni, c'è il mister, tutto, io la responsabilità oggi sono mie, come no? Io ho fatto i primi 11, non è che l'ha fatto un'altra persona, allora mi prendo le mie responsabilità, chiediamo scusa e bisogna lavorare, bisogna pedalare. E secondo me, dobbiamo vedere la fame che ci ha avuto il Fano domenica in casa, perché il Fano oggi ci ha avuto fame, noi no.